Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Fede Campo, pro player competitivo di Pokémon e se siete interessati all'argomento vi invito a iscrivervi al canale. Quest'oggi sono qui per valutare Oggerpone e tutte le sue forme, inoltre vi darò anche due set per giocare ogni forma nel competitivo. Inoltre vi darò anche due set competitivi per giocare ogni forma di questo Pokémon. Partiamo subito da quello Grass. Oggerpone tipo erba ha Defiant come abilità, di conseguenza è per forza di cose un ottimo Pokémon offensivamente. Come possiamo ben vedere le statistiche di velocità e attacco sono molto alte, di fatto sono andato a investire quasi tutte le EVs a mia disposizione in quest'ultime. La velocità 168 serve per superare CU, che è un Pokémon che potrebbe shottarci essendo noi di tipo erba, e ricordiamo, avendo anche il Terra tipo bloccato in erba, noi saremo sempre deboli ai Pokémon fuoco, quindi superare CU e avere una mossa come Super Power che lo one shotta sicuramente è molto buono. In generale Super Power è una buona coverage per hittare il tipo acciaio, che non viene colpito da nessuna delle altre due mosse che ho segnato al mio Oggerpone. Ivy Cudgel è la mossa peculiare e penso che sia imprescindibile su praticamente qualunque set, in quanto va sempre ad essere stab e ha 100 di potenza e 100 di precisione. Inoltre qua su Showdown non è ancora stato specificato perché i Pokémon del DLC ci sono da poche ore, però ha anche alte possibilità di infliggere un brutto colpo, quindi è un'ottima mossa. Di conseguenza ho abbinato questo Oggerpone con la Life Orb in maniera che potesse ottenere delle kill extra molto molto potenti, però non mi sono comunque voluto privare di U-Turn, che oltre ad essere un'ottima mossa per riposizionarsi, fatta da un Pokémon veloce così come questo, potrebbe anche fare discreti danni su altri Pokémon erba come Rillaboom dell'avversario o uno stesso Oggerpone erba che però magari non ha U-Turn, in quanto sono sicuramente scontri che avverranno tra questo Pokémon e gli altri tipi erba, quindi avere qualcosa per colpirli non mi sembra per niente male. Per il resto la spread non ha particolari calcoli offensivi o difensivi, semplicemente speed sopra questa non ci voleva, l'ho fatto max attack e quindi a quel punto ho messo in bulk le EVs che avanzavano, e l'unica cosa specifica è il fatto che avere gli HP che terminano per 9 serve per prendere meno danni dalla Life Orb in percentuale, però per il resto non c'è nulla di incredibile in questo set. Passiamo poi al secondo set, che è invece un set più di supporto, in quanto ricordiamo che Oggerpone di tipo erba quando va a terra cristallizzare si boosta la speed, però va a perdere l'abilità Defiant, di conseguenza questo boost di speed lo rende giocabile sia da supporto che da Pokémon offensivo, in quanto comunque con l'altro set, qualora dovessimo riuscire ad attivare Defiant, potremmo poi andare a fare la Terra Grass non solo per aumentare ancora di più i nostri danni, ma anche per prendere un più 1 in speed che ci permetterebbe di sweepare il team dell'avversario. In questo caso invece il più 1 in speed ci aiuterebbe a ottenere delle cose che comunque sono molto utili, come ad esempio avere l'Encore molto veloce, che è una mossa molto fastidiosa su un Pokémon di supporto. Di fatto questo Oggerpone vuole essere un Pokémon di supporto, ha solamente Ivy Cudgel come mossa d'attacco, ha comunque il più in attacco fisico in maniera da poter ottenere le kill su Urshifu o comunque avere dei danni extra con la Terra Grass e Ivy Cudgel, visto che comunque la sua statistica più alta è l'attacco, però per il resto sono andato a investire in HP e difesa. Ho comunque messo molta velocità perché, proprio come dicevo, il boost di speed è una cosa molto utile e secondo me stare sopra all'Andurus Scarf, che arriva massimo a 157, sicuramente non è male. Quindi nonostante sia un Pokémon di supporto, ho deciso comunque di investire molto in velocità in maniera da sfruttare l'Encore combinato con il boost di speed che riceveremo per l'appunto dopo aver atterrato. Per quanto riguarda Oggerpone Fuoco, è a mani basse il più potente offensivamente dei tre. Di fatto è un Pokémon che a parer mio va giocato prevalentemente e solamente fisico e offensivo, senza usare set di supporto in questo caso. Di fatto per questo Pokémon sono andato a proporvi un solo set, questo qua con Ivy Cudgel, Budhammer, Stomping Tantrum, perché di fatto questa coverage hitta alla perfezione quasi qualsiasi cosa. C'è solamente un tipo che questa coverage non hitta in maniera molto efficace, che è appunto il tipo drago, che resiste sia fuoco, ricordiamo Ivy Cudgel essendo lui di tipo fuoco con la maschera diventerà anche essa di tipo fuoco, sia erba. Possiamo tranquillamente dare al posto di Stomping Play Rough, però il motivo per cui essenzialmente ho messo Stomping in questo set è perché possiamo fare una combo molto interessante con l'abilità Mollbreaker. Mollbreaker, ricordiamo, abilità che fa sì che le mosse di attacco di questo Pokémon vadano a ignorare le abilità dei Pokémon che andremo ad attaccare, e questo significa anche che potremo fare ad esempio la nostra mossa fuoco su un Heatran che di base non la prenderebbe in virtù dell'abilità Flash Fire. Di conseguenza questo ci apre la possibilità di forzare l'Heatran a fare la Terra Erba con Stomping Tantrum, essendo una mossa super efficace 4x che altrimenti lo one-shotterebbe, e dopodiché banalmente tirare sull'Heatran Erba la mossa fuoco. In generale comunque questa combinazione di mosse ti permette di avere sempre il coltello dalla parte del manico contro Heatran, a prescindere da quale Terra abbia e a prescindere da quali mosse faccia.
Ovviamente poi la Protect, che in questo caso è uno Spiky Shield, perché uno Spiky Shield, per chi non lo sapesse, è banalmente Protect, che però fa danno se si viene toccati da mossa di contatto, quindi è semplicemente una versione più forte di Protect. Ovviamente ci permetterà di scoutare qualora Litran dovesse terrare o meno. Poi questa mossa può tranquillamente essere sostituibile, come dicevo, non solamente da Playraft ma anche da U-Turn. L'abbiamo visto sugli altri Ogrepon, U-Turn è una mossa molto forte, a parere mio si può giocare praticamente tutti quanti, però quello su cui la vedevo meglio era proprio quello Erba, anche perché quello Erba aveva bisogno di una mossa che gli permettesse di hittare gli altri Erba, mentre questo qua ha la mossa fuoco, quindi direi che da quel punto di vista decisamente non ha bisogno di coverage. Quindi appunto potremmo optare per un Playraft se avessimo paura dei draghi. Io però lascerei Stomping, come vi ho detto, per Itran. Questo Pokémon, il motivo per cui è così offensivamente più forte rispetto agli altri, è banalmente la sua abilità sia pre che post era, in quanto Mold Breaker probabilmente dal punto di vista di offensiva pura è la più forte come abilità, anche se Defiant è meglio perché ti boosta, però magari l'altro non ha Intimidate o magari non teleportano, quindi riescono a girarci attorno, mentre Mold Breaker per l'appunto riesce a rompere alcune cose come Itran inevitabilmente se vengono beccate. Per il resto invece la vera cosa importante più che Mold Breaker è il fatto che questo Pokémon, quando va a Terra Cristallizzare, si prende un più uno in attacco, di conseguenza questo unito alla Terra Fuoco fa prendere ad Ivy Cudgel delle kill che non hanno veramente senso. Infatti ci sono alcuni calcoli incredibili con questa mossa, come ad esempio un one hit che io ho quasi garantito su Iron Hands con Ivy Cudgel sotto Cempao, che non è per niente scontato, sono dei danni veramente della madonna. Tuttavia, come vi dicevo appunto, a parere mio quel fuoco, seppur sia il più forte offensivamente per distacco, è anche quello meno completo, nel senso che si può giocare solamente in una maniera, e di conseguenza passiamo subito a quello acqua, per cui invece sono andato a darvi non uno ma ben due moveset. In questo caso abbiamo caratteristiche un po' più difensive su questo Ogrepon, in quanto quando andremo a Terracristallizzare il boost che otterremo non sarà un boost di attacco ma sarà un boost di difesa speciale, di conseguenza la nostra bulk in questo caso sarà molto alta, e come vedete abbiamo Water Absorb come abilità priva della Terra, che se di base non servirebbe a niente a un Pokémon che resiste 4 per l'acqua, in questo caso è molto utile perché ci dà la possibilità ad esempio di switcharlo su un Surging Strike di Urshifu Acqua, magari curandoci anche, oppure come vedremo nel prossimo set, redirectare direttamente questa mossa tramite Follow Me. In questo caso sono andato a proporvi un set che setappa, in quanto comunque la Sword Dance penso sia ottima su un Pokémon di questo tipo, che tra typing difensivo e boost difensivo con la Terra dovrebbe riuscire a setappare abbastanza agilmente, e ovviamente in questo caso non andiamo per Wudammer, perché ricordiamo appunto che qui l'Ivy Cudgel è di tipo acqua, ma andiamo per Horn Leech, che a parere mio è un'ottima mossa in questo caso, visto che noi andiamo a swordare e poi con questa mossa recupereremo il 50% dei nostri punti salute, di conseguenza sicuramente penso che sia la miglior mossa per un set setup. Come vi ho già detto prima, Spiky Shield è l'unica Protect da utilizzare. In questo caso sono andato a mettere un po' di Evs a caso, come dicevo appunto prima, essendo il DLC appena uscito e non essendoci ancora un formato stabile con questi Pokémon, fare delle spread con dei calcoli specifici è un po' complicato. Sono andato a mettere giustamente i bump, i calcoli sui Pokémon più popolari come possono essere Urshifu e Flutterman, però poi non sono andato a fare nulla di più perché appunto è ancora difficile e presto per fare certe valutazioni. Tuttavia questo set penso che sia molto buono, facendo alcuni calcoli appunto sono giunto alla conclusione che non serve avere più di 4 in attacco, che comunque prende già il bump tramite la natura Adamant, per fare dei danni dopo aver swordato. Per quanto riguarda questo secondo set invece sono andato a proporvi un set di supporto, ma che comunque mantiene delle caratteristiche prettamente offensive, in quanto secondo me, per quanto Ogrepon possa avere delle caratteristiche anche di supporto, guardando le sue statistiche non può che avere un'impronta offensiva come Pokémon. Abbiamo attacco e velocità come statistiche più alte e quindi per forza di cose vanno sfruttate se consideriamo che le altre non sono all'altezza di queste ultime due. Tuttavia Follow Me è un'ottima mossa e si addice anche ai Pokémon offensivi, e in questo caso infatti sono andato a fare un set Balanced Offense, un set che comunque ha un pochino più di attacco rispetto a quello presente perché non ha Sword Dance per setappare, fa comunque molti meno danni, e con un sacco di bulk in difesa fisica, in quanto sono convinto che il boost in difesa speciale quando si va a terrare, ed essendo la Terra Water una terra ottima da fare, potrebbe andarci molto bene e potrebbe aggradarci falla per reggere meglio alcuni attacchi, sia per una questione di typing sia per una questione di boost in difesa speciale, e quindi per questa ragione sono andato a investire praticamente tutte le Evs in difesa fisica, che mi sembrava leggermente meglio e che ottimizzasse il tutto. Per il resto bump in attacco e max HP, però si potrebbe anche valutare eventualmente di diminuire un po' gli HP e aumentare un po' le difese, in maniera da avere meno HP, reggere più o meno le stesse cose, ma avendo appunto meno punti salute in numero recupereremo di più in percentuale con Horn Leech. Come ultimo vi propongo
propongo un singolo set di Ogrepon Cornerstone, in quanto secondo me questo Pokémon, come dicevo anche nel video tier list uscito qualche giorno fa, ha dei problemi di concept, nel senso che vorrebbe essere un Pokémon difensivo perché ha Sturdy come abilità e ha il boost in difesa nel momento in cui andiamo a fare la Tera. Tuttavia non riesce in questo perché la nostra Tera è forzata nel tipo roccia, che è un tipo difensivamente pessimo, quindi noi saremo sempre tipo roccia sia da terati che non, avremo sempre molte debolezze. In più, purtroppo, questo Pokémon a parer mio ha un grosso difetto che lo avrebbe reso altrimenti offensivamente molto più forte, ovvero che non impara Rockslide, e anche se hai Ivy Cudgel che fa molti più danni come mossa, Rockslide sarebbe stata comunque giocatissima come doppio con doppia mossa roccia, avendo appunto Ivy e Rockslide. Purtroppo non abbiamo nemmeno l'accesso a questa mossa, di fatto sono andato a proporvi un set offensivo, perché come vi dicevo purtroppo non abbiamo, seppur voglia essere un Pokémon difensivo, abbastanza motivi per utilizzarlo difensivo, piuttosto che utilizzare quello acqua, che a parer mio è il miglior supporto, o anche solamente quello erba, come possiamo vedere qui, perché ad esempio quello erba è l'unico che può tenere uno strumento, quindi dobbiamo sfruttare questa cosa del tenere uno strumento con quello erba, perché appunto ricordiamo, tra l'altro mi ero dimenticato di specificarlo forse, ma il set erba è l'unico che ha uno strumento utilizzabile diverso dalla maschera, perché per l'appunto tutti questi altri hanno bisogno della maschera. Però per l'appunto tutte queste caratteristiche mi fanno pensare che non possa essere giocato diversamente, quindi sono andato proprio banalmente un set veloce, aggressivo, con Swordens, Ivy Cudgel e Budammer, semplicemente per fare più danni possibili. Anche lui penso che possa essere utilizzato con Orlich, come questo qua Water che si tappa, anche se appunto come vedete ho dato Budammer a tutti e Orlich solamente a lui, perché mi sembrava appunto quello Water essere quello con l'impronta più difensiva. Però magari vorremmo durare in campo un po' più di turni, perché comunque un minimo di bulk c'è pur non essendo investiti, e quindi magari al posto di utilizzare Budammer e morire subito si usa Orlich, che comunque essendo 2-5-2 attacco e avendo Swordens ti permette comunque di fare abbastanza danni. Detto questo, io non mi dilungherei ulteriormente, vi lascerò un poke paste nella descrizione con questi set e spread, in maniera che possiate direttamente copia e incollarveli sul vostro Pokémon Showdown senza bisogno di copiarli direttamente dal video. Vi ricordo che prossimamente usciranno anche i video analisi dei set di tutti gli altri nuovi Pokémon del DLC. Bella a tutti ragazzi, e ci vediamo in un prossimo video.